Claudia, arriva la partita contro la Francia che è per merito vostro diventata praticamente un'amichevole, anche se Carlo Silipo ci ha appena detto che vi ha chiesto di rimanere concentrate come se fosse una partita che vale qualcosa. Certo, è chiaro, perché la cosa che dobbiamo allenare di più è il fatto che mentalmente dobbiamo esserci in acqua, per cui stasera giocheremo anche, domani giocheremo anche contro l'Ungheria, un allenamento appunto mentalmente dobbiamo essere pronte e soprattutto fisicamente, perché non dobbiamo fermarci adesso. La Francia stasera e poi la Croazia ai quarti di finale, tra l'altro Croazia si sta allenando proprio qui, cosa ti aspetti da quella partita? Il quarto di finale in genere è la partita paradossalmente più importante di un torneo, perché o ti apre le porte per la zona medaglie oppure ti lascia a casa praticamente. Sicuramente loro sono più agevolate perché essendo in casa avranno l'aiuto anche del pubblico, però noi, quello che ho detto alle ragazze, dovremmo scendere in campo già determinate al primo tempo. Una lunga estate che è cominciata con lo scudetto di Catania, poi il mondiale, la Sardinia Cup, insomma sei stata tanto nel gruppo con le ragazze, vi sentite di meritare qualcosa di bello? Sicuramente ci sentiamo e soprattutto non vogliamo lasciare niente al caso. Ok, grazie.